Buongiorno. Abbassati qui. Buongiorno. Buongiorno sto cazzo. No. Ma il telecom... Dammi sto telecomando. Tu... Ma devi smetterla. Oh, ma quanto è bello, eccolo. Il pancotto mio. Ma tu sei sciacco di coglione, vatta a vestire. Va più là. Ah, rompi coglione. Va più là. Ma dove? Più là. Fammi le mie qui. Da. Va più là. Oh no, fammi stare un po' con... Mannaggia. Ai. Che stai a guardare? Che stai a guardare? Oh, mi hai fatto una scoreggina. Ah, che seppia! Perché l'hai fatta? Comincia a rompi coglione questo. Come mai hai fatto sta scoreggia, dai? Che c'è? Sbaglia nel metterli, scemo! Eri sveglio però, eh? È uno? Che si va a fare? Che facciamo? Che si va a fare? E niente, che fa? Che si va a fare? Oh. Quanto è bello quando dice oh, che stai a fare? Oh no, che stai a fare? Sciacchia di coglione! Ah! Ma che stai a fare? Che stai a fare o no? Che sto a fare? Sto a letto che sto a fare? Ti ha preso a mezza! Mandalo via, te piatto a fare, mandalo via! Vattene! Sciacchia di coglione! No, no. E la già fanculo, va. No, adesso sì che vado. Parto per bene. Dici che dagli via, vattene. Giusto, cosa mangiare per affrontare bene la giornata? Marmellata di fica, perché guardate, è anche rappresentata qua. È molto dolce. È buonissima e vi fa sentire anche più forti, quindi... Questa marmellata ve la consiglio, di fica, quindi è buonissima, con yogurt magro, così andate al top, guardate come è ben rappresentato tutto, è un po' pornografica ma va bene. Eccolo qua, lo schiso, ma che schisata, guardalo come va giù schisando, tutto schisa. A volte qualcuno mi dice, fa sempre sta storia con lo schiso, sempre quella. Dopo io penso un attimo, ma perché? Non vi svegliate anche voi, prendete un caffè? Cioè, è normale. Cioè, boh, non vedo, c'è sempre lo schiso la mattina. In una casa che si rispetti di un italiano. Dopo. No. Vabbè. Sta pieno. E sta sempre pieno in una casa di un italiano. Cioè, immaginatevi sto posto, raga. Tra un po' di giorni come sarà? Boh. Mattina. Eccolo. Pancio Villa mi è venuto a prendere. Guardate che tetto della macchina, che spettacolo. Questo c'è, cioè, c'è l'acqua, tutta acqua dentro. Sta a dormire. Che spettacolo. Umiltà, guarda, Pancio Villa, guarda, madonna, guarda, dai, gustissimo, raga, perché è tutto blobloso, capito? Ma io lo porto a correre, ma rimane blobloso. Sì. Dei scherzi più belli è la cianchetta. Questo si chiama cianchetta. Qua, questa è la mattonata, vedete? È un percorso che da Santa Maria degli Angeli arriva fino a San Francesco. E quando ci fu il terremoto nel 97, sì, dopo il terremoto hanno fatto questa iniziativa. Potevate comprare un mattoncino, scrivere il vostro nome per finanziare la ricostruzione. E qua, ragazzi, San Francesco. Questo è dal basso. La basilica inferiore e superiore, dove era crollato tutto l'affresco. Cima e il muflone umbro, in questo caso aranca, tagliatelle, porchetta, puntarelle, salsicce,
stufato, senza sudore, senza salita, un panorama così non si vede mai. Quindi obiettivi sempre in testa e correre. Gli scorci che preferisco: San Rufino e Santa Chiara. Pa! Pa! Ma vaffanculo! No! Guarda quanto sei bello stamattina! Bello, bello di Roma! Guarda! Guarda che bel maglioncino! Chi te l'ha regalato questo? Questo Kakemir, l'ho eh? Comprato! Sì! Notte, chi te, di la verità! Chi te, comprato. Chi te l'ha regalato, eh? Guarda come ridi! Vabbè! L'ha regalato tu! De Kakemir, tutto caldo col Kakemir! Ma di Dio! No! Tocca fa. Oh 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 no! Vai! Oh 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 no! Oh 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 no! Oh 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 oh, oh no! Va bene. Ben va bene, io dico a caffè. No. Bello Cicillà! Se la vostra macchina di Barbie per caso ha fuso il motore, ci pensa Chiara Comoda Macchine di Barbie. Incredibile, il nuovo outfit per accomodare tutte le macchine rosa della Barbie e anche della B-Bubble. Cucinato invece. Io mi sono fatti i cazzi miei. Dimmi che ti sei cucinato, perché? Io ho fatti i cazzi miei. Dimmi che ti sei cucinato. Io non ho cucinato niente, non ho niente. Gli spaghetti con la barbozza, la carbonara. Lei mi ha detto che lo dovevo tagliare e basta. Io l'ho tagliata, ne so niente. No, ne non so manco perché serve. Scusa, ma tutta quella barbozza ribarbozzata con doppio spaghetto rispaghettato con tutto quello. Quella è tutta roba che mi fai i cazzi miei. Che dieta è? È la dieta che mi fai i cazzi miei. E dopo che fai? E dopo fai i cazzi miei. E poi? E gli altri non fai i cazzi loro. E dopo? E tu uguale. E poi? E poi dagli a fanculo. Oh, adesso posso andare, sì. Sì, posso andare, sì. Sì, 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 posso andare, posso andare. Tu mangia la carbonara, sì. Sì, la carbonara magna, sì. Lei tutto il rossetto ha messo, incredibile. Oggi è festa, super rossetto. Fa la bocca a culo di gallina. Mamma mia, come vai? Dammi un bacetto. Bello, bello, bella mortufella, bello. Pronto? Eccolo. Stiamo facendo il pieno alla punto di drillo, eh? Sta pieno. Poi abbiamo anche un impianto assurdo, la cassa Sony, perché ancora ci sono le cassette lì. Musica incredibile. Il muflone, lo sposo. E ora cantiano, dai, cantiano. Forza Perugia, forza Perugia, forza Grifale, 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 Grifale. Oh, oh, oh. Andiamo al mare. Che è una vita che ne stiamo insieme a pranzo. Guardate che tempo. Si vede manca l'acqua. Non si vede nemmeno l'acqua, niente. Mica, ma dove stiamo? Vate al ristorante, c'è un ragazzo che ha molta fame. Avanzini. Eh? Oh. C'è Avanzini, c'è Avanzini. Come è bravo? Sei riuscito a entrare? Sì, io ho dato la connessione. È un altro conto, è un altro conto. Buono, buono. Andiamo a parlare sopracciglia. Quanto è bello, ragazzi. Ma sopracciglia, quanto è bello. Guarda le sopracciglia. Il muflone umbro. Guarda le sopracciglia. Umbro, che mangia il pesce. Alzagli la maglia. No, che sento freddo. Questo, bellissimo, fare l'unghia a seghetta così. E poi... Fa male. L'unghia a seghetta. Ah. Unghia a seghetta sempre top. Seghetta. Ma vedete? Guardate, vedete che risultati con l'unghia seghetta così. Stavo... Daniele, sei il mio cugino. Stavo. No, no. Chi c'ha sto mezzo? Guarda, guarda, guarda che spettacolo, guarda, solo noi. Sì, sì. La punto drillo, sì, sì, sì. Top, top, Feli! Vai Lauro, passo! Oh! Contro chi gioca l'Inter? Contro chi gioca l'Inter? Contro Sergi, che quanto mi piaceva quando giocava, quando era l'allenatore del Perugia. Sergi è in grande. Ma loro hanno cercato dal pallone da Lukaku che fanno curso. Ma Lukaku di qua? De dove è Lukaku? De dove? De Puligno! Quando li giochiamo
Mica l'ho preso. Eh? Mica l'ho preso. Quale macchina? La mia, guarda. Mica l'ho preso. Eh? Mica l'ho preso. No. Va bene, va bene. L'ha preso. Coccodrillo va ancora meglio. Un anno o due? Fisionomia. Che sta a fa nonna? Pedala, allena per qualche d'Italia. Lukaku De Mourinho! Chi ha segnato? Vaffanculo! Bello Cincinnati! Lukaku! Ma ciò fa questo che serve? Sì, per fisciare. Anche! De Bruyne, che è successo? Per quanto riguarda il che è successo? Ma che ne so, non mi anche se poi ma non sei niente però. In questo momento potete votare con l'altra storia. E tu sei tutto tu che quello tu vuoi. L'ha annullato. Se rimane solo una che gol? Fuori gioco. Guarda, è vero. Messias. Attenzione va il VAR. Edoardo. È vero. Messias. È vero. Chi ha segnato? Achini! Chi è? Vaffanculo! Un'altra volta, oh. Dai prof, ma chi ha segnato? Achini! Ma chi è Achini? Oh, Achini! Chi è Achini? È Achini! È il doppio dell'Inter. Ma Achimi! No, Achini! Achimi! Abbiamo lo scudetto! Davvero? E beh! Dopo gli altri prete. Ci mancano due punti, ci sono quattro partite. Sincero, ha vinto Topazia, quindi ti chiamerò Topazione. Guarda, ma che hai messo il pigiama? Topazia! Dici che dormiamo insieme, allora ho sì, Gucaz. Tu russi, guarda che lavoro. Bisteccona, guarda, zaccati. 5 minuti in su, 5 minuti in là, 5 minuti in qua e la bistecca sarà pronta. Ce l'ha regalata lo scalco, grandissimo. Come magna, vai, vai. Ti è piaciuta sta ciccia? Oh, o no? Ti è piaciuta? Tanto. O no? Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Quanto? Questa è Toscana, dai in voto. E beh, ma io se capivo. Toscana ci lavoravo. Ma come ti è piaciuta o no? Stiamo sempre dentro Firenze. Ti è piaciuta o no? Sì. Come? Sì. Come? Ma vuol dire a fanculo. No. Detto che mangiava poco. Topazia. Mangia, mangia e non si sazia. Topazia. Eccola qua. La bistecca che ti vizia. Topazia. Mangia, mangia e non ti passa. Topazia. E non si sazia. Questo è Conti lui, il maestro di musica lei. E mangiava poco, Topazia, assaggia anche un po' la lascia dolcezza. Lasciala via, guarda via. Guardate come... Ah, Topazia, Topazia. Sì, dai, grazie. Grande. Sei lì col nonno? Sì. Salutalo! Oh no, ti saluto! Nonno Faustino saluta! Stava a scasà! Ciao! Guarda! Nonno! Ma che stai a guardare? Gli uccelli? Fausti! Nonno! Oh no! Stai a guardare gli uccelli? Sì, guarda gli uccelli! Oh! Fammi toccare il cincillo! Sì, fammi toccare l'uccello! Domani andiamo a pranzo insieme, sei contento? E vabbè, sì, basta che non mi rompi i coglioni. Io ti tocco il cincillà. Ah, smetti! Guarda io! Ti tocco il cincillà, si emoziona. Ma fa male, coglioni! Ma ti chiappo il cincillà? Ma come fa male? Ti chiappo il cincillà! Ti chiappi i coglioni!
chiama? Si chiama Polcincilla. Metta, se no dico quattro zicche, boom, ne vo. No, le minacce. Ma che senza zicche, no? Ma dove lo sei? Che fammi chiappare il cincillà. Niente cincillà? Niente? Oh no? Noi vi salutiamo che andiamo a dormire, va? Vero no? O no? Vai a dormire tu? Sì, sì. Dov'è? Vo a dormire. E dopo? E dopo dormo. Bravo. Te la solita cosa. Ce l'ho fatta. Per poco, oh no, ma che guarda fa sto programma? Ti piace? Ma ti piace? Il dottore potrebbe dare il consenso per l'intervento. Vedo sempre più vicina la possibilità. Mi piace, sì. Mio. Il volo? È l'amico mio che canta. Saluta Gallo, ciao! Ciao! Ciao, guarda, stanno a scuola, che spettacolo! Stanno a guardare il volo, guarda che lavoro! La luce del sole. Che belli! Che belli! Loro se ne stanno lì! Tutti e due insieme! Ascoltano il volo, le canzoni romantiche. Io sti giorni, ragazzi, sono un po' così, perché comunque a fine maggio sentirete la mia canzone insieme a nonno, la prima canzone nipote e nonno. Sto organizzando il video e sinceramente è dura, perché ho voluto fare tutto da solo, perché il conto è, magari sì, dai soldi a una terza persona e ti organizza tutto, però quello che c'ho dentro io non ce l'ha nessun altro. Come posso raccontarlo io e come posso fare le cose io non le può fare nessun altro. Siccome questa canzone è proprio, era un sogno fare una canzone con nonno, quindi ci ho messo veramente tanto del mio e sto continuando a farlo. Chiedo scusa se non è che ho fatto tanti video super in questi giorni, a parte quello della macchina, però mi sta portando via tanto tempo, spesso sono fuori per questa canzone, però penso che ne varrà la pena, sarà una cosa che mi ricorderò a vita, a prescindere da dove arriverà, quello che sarà, non lo so, però fare una canzone con il proprio nonno per me è una cosa che va al di là di tanti riconoscimenti, alla fine sì, però l'amore che senti dentro è impagabile, quindi boh, per me già quando uscirà sarà un successo e so che voi sarete con me, quindi di questo sono super convinto, quindi noi siamo una squadra e lo dimostreremo sempre, 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 sempre. Chiaramente a me piace stimolarvi, a me piace farvi ridere, a me piace farvi passare delle giornate spensierate, o quando rivedete tutti i miei video su YouTube, dei momenti meno pesanti di quello che è a volte la vita normale, quindi questa spensieratezza che vi portare in tutte le vostre case, in tutti i vostri posti, non lo so. Basta raga, perché sennò sembro noioso, io non voglio essere mai noioso, perché a me piace essere creativo, simpatico, divertente, a volte ci riesco, a volte no, però provo. E mio nonno mi ha sempre insegnato, chi ci provò un fu un coglione, quindi raga, se avete qualcosa qua dentro, andate, nei tempi giusti però, buonanotte, vi voglio bene. Ho ricevuto tanti messaggi in questo momento, come si chiamerà la canzone? Provate a indovinare e scrivetemi in questa storia. Vediamo chi indovina. È facile, raga, eh? Non c'è niente di trascendentale.